Oggi sono venuto a trovare un amico alle porte di Roma. Siamo in Sabina e questo è il paese di Poggio Catino, in parte costruito all'interno di una voragine causata dal carsismo, che è un effetto dell'erosione delle rocce carbonatiche da parte dell'acqua. Facciamo un piccolo inquadramento geografico della zona. Ad est abbiamo il paese di Poggio Catino. A nord riusciamo a vedere fino ai monti della Sabina Umbra, con in mezzo i paesi di Cantalupo e Casperia. Ad ovest, in lontananza, c'è il Monte Soratte e poco prima si può vedere la valle che forma il Tevere, che in questa zona si articola con diversi meandri. Un piccolissimo affluente di sinistra del Tevere si trova a passare proprio qui in basso alla fine di questo uliveto. Ormai il corso d'acqua è quasi completamente asciutto, ma un tempo scorreva qualche decina di metro più in alto. A testimoniarlo sono queste rocce che si chiamano conglomerati, rocce sedimentari e detritiche che si depositano per azione dei fiumi. La carta geologica dice che tutta questa zona è formata da queste rocce. I ciottoli più grandi sono tenuti insieme da argilla e sabbia cementata e al di sotto ci sono strati intervallati di sola argilla. Questa stratificazione ci indica i periodi di piena dove il fiume era più energico e riusciva a trasportare pietre più grandi e periodi più calmi dove si depositava solo la finissima argilla. I ciottoli sono detriti arrotondati portati giù dal fiume che scendeva dalle montagne fatte di calcare dove sorge il paese di Poggio Catino. Ovviamente anche la portata del fiume era maggiore e questo lo si può dedurre dal fosso abbastanza largo che ha scavato lungo il suo percorso. Ma ora basta parlare di geologia, is the time of the lunch. Shish. Quindi accendiamo i fuochi per scaldarci e per il barbecue. E nel frattempo facciamo un piccolo aperitivo per poi passare al pezzo forte. Il mio intento dopo pranzo era di andare a fare due passi da qualche parte, ma dopo un rapidissimo consulto siamo giunti alla conclusione che l'unica cosa che eravamo in grado di fare era quella di guardare il tramonto dalla parte sbagliata. Raccogliere qualche campione di muschio nel giardino e fare time-lapse alle scie chimiche. Stremati da queste attività ci riviene fame e allora mi metto a preparare questo battuto di sedano, carota e cipolla che andranno ad incontrare un fantastico cinghiale trovato a rosolare nella padella e che si scontrerà a sua volta con delle fantastiche pappardelle casarecce. Dopodiché abbiamo fatto il gioco dell'uva, ognuno a casa sua. Se vi state chiedendo perché mai io debba aver raccolto del muschio, ecco la spiegazione. Tranquilli, non me lo sono fumato. O perlomeno non questo tipo di muschio. Ma siccome ho comprato un oggetto per vedere le cose molto piccole, allora volevo dilettarmi nel mondo della microscopia alla ricerca di una delle creature più resistenti in natura. E ho sentito dire che si può trovare con non troppa difficoltà in mezzo al muschio e nelle acque stagnanti. Sto parlando del tardigrado, chiamato anche orso d'acqua o ancor più famigeratamente Vincenzo. Purtroppo non sono un principiante fortunato, però ho trovato dei protozoi, organismi unicellulari molto più piccoli dei tardigradi. Loro si muovono grazie a delle ciglia sparse su tutto il corpo e si nutrono di cellule vegetali, batteri o altri protozoi. È molto più frequente trovare loro e ce ne sono centinaia e centinaia di specie che ora non sarei assolutamente in grado di riconoscere. Però studierò anche questo e vi informerò a riguardo, so che morite dalla voglia.
Nel frattempo mi diverto a vederli correre come pazzi con questa musichetta. Comunque, se l'idea dei video a tema microscopico vi interessano, ditemelo che mi ingegno. Sicuro la ricerca del tardigrado sarà il filo conduttore di tutti i prossimi video. Non di quelli dei cocktail, spero. Magari un giorno arriverò a sezionare parti del mio corpo e donarlo anzitempo alla scienza, non si può mai sapere. Ora vi lascio in compagnia di questa colonia batterica psichedelica per svariati minuti, in cui spero riusciate a cliccare sul tasto iscriviti, su quello della campanella per ricevere le notifiche, sul pollice in su e scrivete cose a caso nei commenti. Ciao!